Riuniamo nello stesso video queste due vecchissime canzoni che hanno lo stesso argomento, il disertore, che è scritta da un francese ma cantata da tantissimi artisti italiani, e la ballata del marinaio di Luigi Tenco. Mi suona diciamo, la prima strofa di tutte e due le canzoni. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra, terra, di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ecco, poi ci sono le altre strofe che sono uguali a queste. Diciamo un assaggio anche del marinaio. Tutte e due abbastanza brevi. Allora, diciamo qualche piccola nota. Allora, la canzone del disertore mi sembra che la versione originale sia in la, io l'ho abbassata un pochino, la faccio in sol, la rallento anche un po', Ivano Fossati la fa molto più veloce, io insomma ce l'ho ormai nel DNA di rallentare un pochino le canzoni senza esagerare, però, perché se no vengano soporifere, cerchiamo di evitarlo. Allora, in sol, io faccio questo arpeggio qui che si è già visto tante volte: prendo il basso, poi magari la terza, la prima e la seconda insieme, ancora la terza. Qui mi oriento a volte sulle corde più acute o su quelle più interne, insomma, così. Però su quasi tutta la canzone prendo sistematicamente il basso e il cantino per disegnare un motivo. Per esempio, siccome ogni battuta praticamente si cambia accordo, prendendo il basso e il cantino, non sempre, ma riprendo il basso, per esempio. Per fare l'accompagnamento un pochino più pieno. Comunque sono cose assolutamente soggettive. Uno può fare l'accompagnamento semplice in piena facoltà, egregio presidente, scrivo la presente che spero leggerà. Così mi sembra un po' più pieno, in piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. Comunque è libera scelta, gli accordi sono banali, sono un sol, in piena facoltà, do, ancora sol, le scrivo la presente, re settima. Piena facoltà, egregio presidente, re settima, le scrivo si minore.
la presente, io mi minore settima lo faccio qui, presente, che spero reggerà. Io un La minore, questo è un La minore settima e questo è un Re, lo prendo qui, ma voi potete benissimo prendere un La minore qui e un Re settima qui, le prendo qui perché la posizione di questo La minore settima, la quarta in questo caso non si suona, è la stessa, glisso avanti e faccio un accordo di Re. Faccio qui, ma non, ovviamente la cosa più naturale è farlo qui, a chi piace lo fa qui. Che spero leggerà, ancora sol, la cartolina do qui, mi dice sol, terra, terra, re settima, di andare si minore a far la guerra, ecco qui quest'altro lune, qui c'è mezza battuta in La minore e in Re, quest'altro lunedì e sol. Ora a questo punto c'è un leggero cambio, ma io do, ma io non sono qui, egregio si minore presidente, per la minore settima, per ammazzare la gente, do più o meno come me, re settima, in questo caso il re settima è più benino, faccio il do, glisso avanti, non finisco tutto l'arpeggio e faccio questo è un do, andate avanti, mettete il mignolo, lo suonate sulle corde centrali, è un bel re settima che suona diverso da questo. Quindi, ma io non sono qui, egregio si minore presidente, la minore settima per ammazzare la gente, do più o meno. Poi gli accordi, io non ce l'ho con lei, do, sia detto per inciso, re settima, si minore, ma sento che ho deciso, mi minore settima, e che diserterò, anche qui, mezza battuta, e che diserterò, se no l'uno lo fa qui, e che diserterò, non mi piace più qui, e che diserterò, mi sembra che la canzone si sia già detto tutto. Ivano Fossati la prende a accordi pieni, poi fa qualche noticina, io faccio questo arpeggio qui, mi sembra un po' più la canzone che venga un po' più tonda, un po' più piena, ecco, però sono tutte cose soggettive, ognuno la suona come meglio se la sente. Poi la ballata del Marinaia, la ballata del Marinaia è una canzone che a me piace tantissimo, l'ho sentita per caso una volta a una radio dove non dicevano né il titolo né niente, però la voce di Luigi Tenco si conosceva benissimo, che sono andato a scandagliare fra tutta la discografia di Tenco, ho trovato la ballata del Marinaio, cercavo un titolo appunto dove c'era un marinaio, la voce insomma è inconfondibile, molto 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 bellina, insomma c'è anche qualche risvolto che dà da pensare, perché a questo poveraccio insomma lo mandano in guerra dandogli ad intendere fischi per fiaschi, lucciole per lanterne, e lui si accorgerà amaramente che il nemico che ha ammazzato e che gli hanno detto che deve combattere per forza praticamente è uguale a lui, lo dice con parole semplici, non usa mai la parola ammazzare, dice combattere. La frase forse più bella sono, dice nella seconda strofa, gli han detto che il nemico è uno strano essere che non ha cuore, che non sa sognare, praticamente dice Tenco gli fanno il lavaggio del cervello, dice te che invece hai dei sogni, hai qualcosa da difendere, devi ammazzare, devi combattere il tuo nemico. Mi viene da pensare a me questa canzone, Tenco è morto nel 67, sicché la canzone sarà di qualche anno prima, no? Se si pensa ai mezzi di informazione di 60 anni fa e si pensa a quelli attuali, si pensa a che grado di quanto può essere aumentata la capacità di fare il lavaggio del cervello alla gente dagli anni 60 a oggi. Gli anni 60 ci sarà stata una televisione, due, oggi ce ne sarà 300, 500,
Quanti giornali c'erano negli anni 60? Quanti ce n'è oggi? Quanti telegiornali allora? Quanti oggi? I social non c'erano negli anni 60. Oggi quanti ce n'è? Quanti talk show ci sono con tutti pieni di questi presentatori televisivi che ci vogliono insegnare la verità che pare a loro? Ognuno di noi ha il suo cervello e ragiona con quello. Guardiamo di non farci infagottare le nostre menti da questi che dipingono una verità nella quale io non mi riconosco. Allora, dopo queste riflessioni filosofiche, vediamo la canzone, che la suono basso e accordo, no? È in La minore. C'è questo motivetto che è molto bellino, che ci va rifatto. Si accorda, si parte dal La minore, poi quando si casca sul Re minore si prende l'accordo, perché le note che canta sono un Re, un Mi, un Fa, un Do, quindi si fa e si va su un accordo di Mi maggiore, prendendo la sesta e la seconda, perché il Si è la nota che canta, quindi si va sul La minore e si riprende basso e cantino. Qui le note sono un Mi, un Re, un Do e un La. Quindi questo sul La minore, si ritorna sul Re minore e qui le note sono un Re, un Do, un Si, un La e si ritorna sull'accordo di Mi maggiore prendendo il basso e il sol diesis e si finisce su La minore, ve lo faccio a rallenti. Barca Re minore, Mi settima ed un cannone. È andato là Re minore, Sol, per fare la sua guerra Do. Ad un nemico Re minore, Mi settima che non ha mai visto La minore. Con sé ha portato Re minore, Sol, il ritratto di una donna Do. Con qualche lettera Re minore, accordo di Mi settima, con i suoi sogni. Si ripete il motivo. Questo mi sembra che non ci sia altro da dire. Una cosa che, se vi piace, sulla prima nota di ogni battuta, per esempio, un marinaio in mezzo al mare. Sentite, metto in risalto il cantino. Una barca ed un cannone. Si disegna un motivo, anche qui si prende il basso e il cantino insieme. E, non so, però anche questo si può fare basso e accordo normalmente, se no insieme, prendo sempre praticamente al primo basso anche il cantino o a volte anche la seconda, e anche per fare il motivo. Canzoni abbastanza semplici sulle quali un'altra curiosità sul disertore. Disertore, insomma, anche questa è una canzone inquietante. È scritta nel 1954 da un francese che si chiamava Boris Vian. Anche questa viene poi subito tradotta pochi anni dopo da Joan Baez, la traduce in inglese, poi in italiano verrà tradotta forse una quindicina d'anni dopo. Mi sembra sia Giorgio Calabrese quello che la traduce in italiano. Anche questo da riflettere, no? Nel 1954 uno scrittore si sente in dovere di invitare i propri concittadini a disertare le guerre che
non siamo neanche 10 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, no? E c'è già gente che intraprende varie guerre in tutte le parti del mondo, e questo scrittore è significativo pensare che nemmeno 10 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale qualcuno si sente in dovere di esortare i suoi concittadini o altre popolazioni a disertare le guerre che venivano intraprese. Cioè, a qualcuno, insomma, la seconda guerra mondiale non era bastata. Beh, dopo quest'altra, la canzone ovviamente viene immediatamente censurata, però poi si diffonde lo stesso. Dopo queste altre riflessioni filosofiche, vi saluto e vi auguro buon studio. Ciao.